Assemblea affollata questa mattina a Chieti nella sala della provincia per discutere il perché ed il come realizzare il DEA di secondo livello funzionale Chieti-Pescara, organizzato dal Comitato Civico Salute Pubblica di Chieti e dal periodico La Voce dei Marruccini. C'è stata una folla che ha ascoltato le ragioni di questo sviluppo della situazione sanitaria che dovrebbe davvero garantire ai cittadini di Chieti di Pescara un servizio, come ha auspicato Silvio Paolucci, un servizio efficiente. Mettere al centro la qualità delle cure di risposta nel caso di emergenza, ictus, trauma e infarto, al cittadino stesso e dunque alla mia comunità regionale. Di questo si tratta e sulla scorta e sulla base di questi percorsi tempo dipendenti, per i quali appunto la vita dipende dal tempo dell'intervento e dal luogo giusto dove rivolgerti, ecco, sulla scorta di questo poi si edifica una programmazione che va anche oltre. Un confronto quindi su queste tematiche quanto mai importante, cercando di bandire i campanilismi. Davvero i campanilismi su questi aspetti dovrebbero fare non uno ma molti più passi indietro. Perché qui parliamo della vita delle persone in una situazione di infarto e di ictus e di trauma, non c'entra nulla il campanile. Ci sono 3 esperti nazionali che hanno già realizzato, a partire dalla centrale unica per arrivare al DEA integrato e funzionale in Lombardia e in Emilia Romagna, questo tipo di organizzazione sanitaria. Misuriamoci con loro. Non debbono essere esattamente identiche le nostre organizzazioni rispetto a quelle di altre regioni, rendiamo protagonisti gli operatori, però facciamolo. Pertanto l'appello che ho fatto agli operatori è: il governo regionale e l'assessore vuole recepire il vostro documento di organizzazione sanitaria e di percorsi clinici, però fatelo.